La vicenda del Sud Sudan e del Sudan è tipica, è un tipico modo, un tipico esempio di come l'Africa sia stata governata male dalle potenze europee e quando se ne sono, anche quando se ne sono andate, anche quando hanno deciso di decolonizzare, hanno pensato di creare territori e stati sulla base della loro utilità, di una visione eurocentrica, non hanno tenuto conto della storia di questi paesi. Il Sudan è sempre stato visto come un'appendice dell'Egitto, importante soprattutto perché, come dire, depositario dell'acqua, il Nilo, basta pensare a quello. In realtà non si è mai pensato che è una grande fetta di Africa che al proprio interno aveva popolazioni completamente diverse, con culture diverse, religioni diverse, mondi diversi. È stato un errore grave perché il Sudan in queste condizioni è andato, una volta arrivata all'indipendenza, verso una guerra civile, una guerra interna molto pesante che è durata 20 anni, ha creato 6 milioni di profughi, 2 milioni di morti, per la divisione, la volontà di dividersi che il Sud Sudan aveva rispetto al nord. Arabo e islamico, sud, invece più africano, cristiano, animista. Nel 2011 è arrivata la fine di questa guerra grazie a un referendum che ha deciso, che ha consentito al Sud Sudan di staccarsi e purtroppo non è finita la guerra perché in realtà nel Sud Sudan le popolazioni all'interno, anche lì le tribù che erano all'interno non avevano un denominatore storico comune, hanno cominciato a farsi la guerra per cercare di tenere il potere e in questo momento è ricominciata una guerra civile che sta crescendo di tono, sta diventando sempre più pericolosa. E una guerra infinita perché in realtà il Sud Sudan, ultimo stato africano nato, sono 54 in tutto, gli stati africani nati nel 2012, oggi combatte contro il nord, il Sudan cosiddetto ancora per il controllo del petrolio, il petrolio sta nel sud, nel nord ci sono, come dire, c'è la logistica per farlo andare in tutto il mondo. E poi ci sono altre guerre, c'è quella del Darfur, una delle province storiche del Sudan che però non ha avuto un'assegnazione nel Sud Sudan né nel Nord Sudan e reclama un'autonomia molto forte che non viene concessa e finora ha causato migliaia di morti e c'è la storia del popolo Luba, un popolo che è nato da un insieme di diversi popoli che vivono appunto nella regione dei Monti Nuba, che è a confine tra Sudan e Sud Sudan, anche questo popolo chiede una maggiore autonomia. A partire dagli anni 70 è iniziata una guerra che in realtà non è mai finita, non ha trovato una definizione e anche in questo momento sta proseguendo. Un paese, insomma, che non ha pace e non ha pace anche perché noi europei, anche andandocene, anche lasciandoli indipendenti, non siamo riusciti a creare una cultura o a creare le basi perché questo popolo vivesse in pace.